Salve ragazzi, bentornati. Sono Gabri Costa. Questo è il secondo atto della foresta di Chiarafoglia di Rayman 3. Purtroppo sì, Globox. Mi dispiace ragazzi, è ancora lontano il dottore. Volete sapere come si chiama il guaritore della foresta di Chiarafoglia? Otto. Purtroppo è ancora lontano il dottore, ma ce la faremo. Ci sono ancora gli Udlub. Certo che questi Udlub non ci mollano. Vogliono farci fuori. E se non avete notato, in quei disegni ci sono i ritratti di Rayman e Globox. Per questo gli Udlub li cercano, i nostri protagonisti. Qui ci vuole il vortico pugno per far girare i funghi. Ricordatevi che il vortico pugno fa rimpicciolire il nemico. E abbiamo trovato una scatola rossa con lo sbriciolo pugno. Ma prima di proseguire, prima di andare avanti con lo sbriciolo pugno, dobbiamo sfondare delle porte legnose dove sono prigionieri i tinsi. Avete sentito che ha detto questo tin? Appena l'abbiamo liberato, deve andare a chiudere il gas. L'ha lasciato acceso. Certo, questi salvadanai contengono un sacco di cose. Troviamoli tutti, Matuvu. All'inizio vi ho fatto vedere la testa dell'uccello robotica. Vedete, quella è una testa robotica d'uccello. Ok, non perdiamo tempo. Continuiamo a proseguire e andiamo avanti. Appena sfondiamo la porta legnosa o lo sbriciolo pugno, Globox comincia subito a prendere il succo di prugna e lo beve. E guardate che succede appena beve il succo di prugna. Si gonfia un buon pallone e inizia a volare. E appena vola dice delle frasi divertenti. State a sentire. Ha ripetuto sempre le solite frasi, sempre le solite. Quando volava, ripeteva sempre nemmeno Spider Glut riesce a farlo e poi faceva il verso degli uccellini. Chip, chip. Voglio darvi anche un altro consiglio. Se vedete delle tribelle, vi consiglio di camminare furtivamente, così se lo fate, quando vi avvicinate lentamente, vi danno questi punti, 250 punti, così vi fa aumentare il contatore. Capite? Il boscone verde Murphy vi aveva detto che i punti fanno accedere a dei livelli nascosti e bisogna cercare di fare il punteggio migliore. Quando vedete questa scala, saltateci sopra, così potete arrampicarvi.
Ecco, appena liberiamo un Tid dovete stare a sentire cosa dice. Devo andare a finire il mio yogurt. Ha detto che deve andare a finire il suo yogurt. E abbiamo ricevuto un altro nuovo potere. Trovando questa scatola azzurra, ora ci abbiamo l'arraffo pugno. E con questo arraffo pugno ora possiamo alzare il naso e aggrapparci. Quando ci sono quei loom metallici, quei cerchi volanti metallici con l'elica, noi dobbiamo attaccarci. Avete visto? L'arraffo pugno c'ha delle mandibole. Possiamo fulminare i nemici sparando loro addosso e premendo ripetutamente e rapidamente il tasto quadrato. Non immaginavo che durasse così tanto questa recensione, e poi non pensavo che questo secondo atto della foresta di Chiarafoglia dura tanto. Ricordatevi che l'arraffo pugno è un effetto che dura tantissimo. Aspetta, prima di proseguire cerchiamo altre cose. Quando ci sono quei nemici con un guantone da box, muoiono subito con un colpo solo appena li colpite. Adesso dobbiamo vedere dove è atterrato Globox. Quelle ragnatele ci fanno saltare, ci fanno i trampolini. Non l'ho mai visto così ubriaco Globox dopo aver bevuto il succo di prugna. Ma riesce anche a parlare. YouTube sono dappertutto. Sento qualcuno che grida soccorso, devono essere i tizi. Questi nemici stavano giocando a poker. Ecco, appena liberiamo questo Tid ci dà subito la scatola rossa, lo sbriciolo pugno. Ora cerchiamo di sfondare quella porta legnosa con lo sbriciolo pugno. Finiamo alla svelta questo video perché sta durando troppo. Globox ci fa un applauso. Guardate ragazzi, ci sono anche delle prugne. Quando prendete una prugna, ragazzi, lanciatela e conficcatela in quella punta, così si può salire. Bene, il video giunge al termine. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, subito. Un arrivederci e un ciao dal vostro Gabriosta. Seguitelo sempre in ogni video.